Ed ecco la botola nascosta che dà accesso alla pompa del carburante. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi lavoretto un po' particolare. Abbiamo una Jeep Cherokee serie dal 2014 al 2018, con la precisione è una Night Eagle 2002 Multijet da 200 cavalli. Il proprietario dell'auto, utilizzandola tutti i giorni, dice che sente una strana puzza all'interno dell'abitacolo, non costantemente però, come se fosse odore di gasolio. E allora la prima cosa che si pensa è che magari c'è qualche perdita di carburante che può provenire dal vano motore, ad esempio qualche connettore, qualche attacco, qualche tubo sia di mandata che di ritorno, qualche piccola perdita sul rail o trasudazione da qualche iniettore. Quindi, come prima cosa, controlliamo il vano motore perché tanto se ci dovesse essere qualche perdita si vede perché il diesel chiaramente lascia tracce, lascia residui dell'unto nella zona in cui effettivamente perde. Iniziamo quindi dando un'occhiata nel vano motore. Ma prima, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Come prima cosa, aperto il vano motore, rimuoviamo la copertura in plastica al di sopra del motore stesso e cerchiamo tracce di gasolio. Queste, se ci dovessero essere, sono ben visibili perché ovviamente il diesel unge, lasciando tracce e residui. Ma come potete vedere, sia i connettori sul rail, sia gli iniettori, così come qualsiasi altro tubo del carburante, non ha alcun segno di unto e non vi è alcuna perdita. E allora, come appena detto e come avete potuto constatare, alcuna perdita nel vano motore. Quello che andremo a fare adesso è che non vi sia qualche perdita, qualche connettore o sul tappo della pompa carburante, perché a questa si accede dall'interno dell'abitacolo. Sostanzialmente è posizionata al di sotto dei sedili posteriori. Quindi li andiamo a rimuovere e al di sotto vedremo una botola. Sollevando questa botola, abbiamo accesso alla pompa carburante del serbatoio. E allora ci possiamo spostare all'interno dell'abitacolo per accedere alla pompa del carburante posta al di sotto dei sedili posteriori. Quindi come prima cosa dobbiamo rimuoverli. Per farlo rimuoviamo questa copertura qui utilizzando una leva in plastica. Ce n'è un'altra anche sul lato sinistro, dall'altro lato, e un'altra ancora, ma più grande, nella parte centrale. Questa copertura nasconde i bulloni che mantengono ancorate i sedili. E allora, per poterli raggiungere, prima utilizziamo una chiave Torx da 25 per svitare i piccoli bulloni che mantengono ancorate queste coperture in plastica, sia quella centrale, sia quella sul lato destro che quella sul lato sinistro. Ora non ci resta che svitare questi bulloni qui da 16 mm, ce ne sono uno sul lato destro, due sul lato centrale e uno sul lato sinistro. Successivamente abbassiamo i sedili e li facciamo avanzare per poter accedere nella parte posteriore dei sedili stessi. Qui abbiamo dei dadi di 18 mm che bisogna svitare. Anche qui ce n'è uno sul lato destro, due nella parte centrale e uno sul lato sinistro. Piccola parentesi, il sedile centrale insieme al sedile sinistro che sono uniti sono attaccati al sedile singolo destro tramite due staffe. La staffa anteriore è bloccata da un rivetto, mentre la staffa posteriore è bloccata da un bullone Torx. Quindi se volessimo dividere i due blocchi di sedili, bisogna chiaramente svitare
il bullone Torx e rimuovere il rivetto nella parte anteriore, ma non è il nostro caso perché a noi non ci interessa, possiamo tranquillamente spostare i tre sedili in blocco. Ultima operazione da fare è quella di sganciare questo connettore qui verde. Ovviamente stacchiamo anche il passacavo. Altri due connettori invece sono presenti sul lato sinistro. Chiaramente stacchiamo anche questi e liberiamo anche qui il passacavo. Bene, adesso ho sollevato il blocco di sedili e arretrato, l'accesso al serbatoio ce l'abbiamo circa nella parte centrale, comunque centrodestra, e nascosta da una moquette intagliata vediamo la botola. Per rimuoverla svitiamo i quattro bulloni esagonali con una chiave da 7 mm. Rimossa la copertura metallica, come potete vedere, nemmeno qui vi è traccia di carburante. Non ci sono residui né unto di gasolio, quindi è tutto a posto, non vi è alcuna perdita. Arrivati a questo punto, se volessimo sostituire o comunque smontare la pompa del carburante, è molto semplice. Qui bisogna sganciare il connettore elettrico e ovviamente staccare i quattro tubi del carburante. Successivamente basta ruotare quella griglia che vedete nera e successivamente sollevare la pompa. Chiaramente ora non ci resta che effettuare il lavoro inverso per rimontare i sedili. A quanto pare perdite di carburante non ce ne sono. In questo video non abbiamo risolto il problema, ma almeno abbiamo controllato e ci siamo assicurati appunto che non ci sia alcuna perdita di carburante e soprattutto abbiamo visto come smontare i sedili posteriori e come accedere alla pompa carburante. Molto utile ad esempio se si dovesse bloccare, se ci dovessero essere problemi, perdite stesse o comunque nel momento in cui dovessimo sostituire la pompa all'interno del serbatoio. Ovviamente starete pensando, sì Efrem, ok, va bene tutto questo, ma per quanto riguarda il problema che il proprietario sente puzza all'interno dell'abitacolo, come lo risolviamo? Quasi sicuramente, anzi, piccolo spoiler,
E così, l'odore avvertito dal proprietario dell'auto era molto simile a quello del gasolio, ma era causato da un filtro dell'abitacolo sporco. Infatti, nel prossimo video vedremo la sostituzione e l'igienizzazione dell'impianto dell'aria condizionata. Quindi mi raccomando, like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderne l'uscita di altri. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!